Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Facciamo una nuova partita a 10 minuti e giochiamo contro Big Daddy Dog. Cavallo F3 si può fare, si possono fare più o meno tutte le mosse. Facciamo D5. Anche cavallo F6 è molto popolare, anche C5, va bene veramente tutte. E ora dopo D4. Si può fare anche C5 qua. In realtà non ne ho idea, però probabilmente si può fare. E se mangia, ok, diventa una specie di gambetto di donna accettato in contromossa. Una sorta di cosa strana. E penso che il nero possa facilmente recuperare questo pedone e accollarsi sto pedone isolato, che vabbè. È l'unico pedone al centro, quindi può garantire un po' di dinamismo. E ok, alfiere B5 scacco, cavallo C6. Questo non è uno scacco che mi preoccupa assolutamente. E ora bisogna un attimo capire, perché io vorrei giocare cavallo F6, però questo scacco sembra un po' fastidioso, perché a quel punto dovrei giocare alfiere E6. Cavallo G5, mi rompe le scatole il pezzo inchiodato qua in E6. Non so se è la scelta giusta. Potrebbe anche reggere perché alla fine, per esempio, cavallo F6, torre 1 scacco, alfiere 6, cavallo G5. Potrei avere qualche tatticismo legato a donna B6 che attacca l'alfiere, attacca F2, però non ho troppa voglia di calcolare, giocherò tranquillo cavallo E7, anche se è una mossa un po' meno ambiziosa di cavallo F6. Ok, dopo cavallo E5, cavallo N7 torna anche comodo perché sta difendendo il cavallo in C6. E se decide di cambiare, ok, allora posso rimangiare di pedone, risolvere il mio problema del pedone isolato al centro e penso che qua il nero non abbia più nessun problema. Alfiere F5 sembra ok. Forse potevo anche cercare di tenere questo alfiere e giocare per un vantaggio un po' più concreto, però mi sembra che il centro lo sto controllando molto bene. I miei pezzi sono sviluppati meglio dei suoi sicuramente. E quindi c'è un piccolo vantaggio per il nero qua. Donna F6, la donna si attiva anche lei, difende il cavallo e si porta al centro. E ok, un'altra torre. Portiamola in un posto in cui fa qualcosa, in questa colonna aperta. Alfiere F4. Ok, alfiere F4 è una mossa che è un po' sospetta perché è sospeso questo alfiere ed è attaccato alla GX. Quindi, togliendo il cavallo, io posso attaccare quell'alfiere. Ah, di scoperta. Purtroppo non vedo grandi scoperte qua su cavallo H4, cavallo D4, c'è sempre alfiere G3 e il bianco dovrebbe dormire sogni tranquilli, purtroppo. Ok. Quindi per ora non ci sono grandi mosse, posso ancora migliorare la mia posizione di pezzi. Vorrei giocare torre B8 qua, ma c'è l'alfiere che si è probabilmente portato lì apposta. Quindi, ok, un'altra bella soluzione per il nero è portare un'altra torre sulla colonna E, che è la colonna aperta, la colonna migliore in cui piazzare i nostri pezzi. Cavallo A4, questa è un'altra mossa strana, anche il cavallo adesso è sospeso. Sta un po' rischiando, sta giocando col fuoco il mio avversario perché probabilmente si aspetta di cambiare questo alfiere molto presto. Se ad esempio gioco alfiere B6, cambierà penso al volo. Però qua ho anche delle possibilità extra, tipo di tirare indietro l'alfiere. E ad esempio su una mossa come alfiere F8 che può sembrare strana, ma in realtà il cavallo si è portato in A4 e in A4 non ha nessuna prospettiva. Quindi probabilmente il suo futuro sarà di tornare qua. E in più stavo minacciando
torre 4 che attacca proprio i suoi due pezzi sospesi. Quindi B3. Probabilmente l'idea è qua è giocare C4, ma io potrei anche fregarmene e giocare torre 8 come da piano partita. Torre 8. Ora i miei pezzi stanno tutti molto bene. Forse l'alfiere in F8 ancora non è il massimo dell'attività, ma ok, potrà tornare in D6 o in C5 presto, perché questo alfiere non è proprio il ritratto della stabilità. Anche in B4 adesso potrebbe essere interessante, se una torre si porta in E1. Chi lo sa. Grande, grande futuro per questo alfiere. Torre D1. Lui ancora non ha risolto questo problema, ma potrebbe dargli delle noie questo alfiere sospeso. Vediamo un po' come migliorare ulteriormente la mia posizione. Non sembra facilissimo. Ad esempio, cavallo D6, cavallo E4 potrebbe essere un'idea. Proviamo. Cavallo D6 è vero che può mangiare, però una volta che mangia il mio alfiere si porta in D6 e tutti i miei pezzi stanno molto 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 bene. Quindi il vantaggio del nero nel caso mangi è oggettivo. E ok, non si può parlare certamente di posizione vinta, però un vantaggio comodo comodo. Alfiere C1, l'idea di alfiere B2, questa probabilmente è un'idea interessante. E per riciclare il suo alfiere in una posizione tutto sommato buona in fianchetto. E vabbè, cavallo E4 limita anche il cavallo del bianco che è al bordo della scacchiera. E dopo alfiere B2, che si può fare? Donna G6 forse. Anche si può giocare in modo più ambizioso con donna H4. Donna H4 può essere cacciata soltanto da G3, ma G3 sarebbe comunque in indebolimento dell'arrocco. A quel punto posso venire in H3 e iniziare a sognare attacchi più concreti. Sì, effettivamente donna H4 è molto fastidiosa perché i miei pezzi possono arrivare anche abbastanza velocemente ad attaccare il suo re. Ok, alfiere D4. Alfiere D4 è molto rischiosa, diciamo. Torre G6, torre H6, alfiere D6 sono tutte mosse che pongono dei problemi seri al mio avversario. Qual è l'idea di alfiere D4? Mangiarsi questo pedone? Non ci credo minimamente che un piano del genere possa andare bene, però giochiamo alfiere D6. Penso che su alfiere D6 sia più o meno costretto a giocare G3. Non vedo altre mosse serie. Forse una possibilità è giocare per il cambio delle donne con donna K3, ma penso che ci siano mosse superiori, ma male che va, cambio le donne, gli provoco questa grave debolezza. Quindi G3, donna H3. Ora idea torre H6. Vedete co come averlo indebolito porta delle nuove idee d'attacco. Donna F3, l'idea è intelligente, barricarsi il prima possibile perché qua l'attacco del nero rischia di diventare anche abbastanza veloce. Quindi donna F3. Ora posso giocare cavallo G5, però donna G2. Cambiare le donne sarebbe un po' una rinuncia per me, perché è chiaro che sono io quello con l'iniziativa, quindi non devo cercare di non perderla. Vediamo come fare, non sembra semplicissimo. Perché donna G2 effettivamente stoppa un po' tutto. Non mi va proprio a genio come mossa. Va bene, giochiamo cavallo G5, su donna G2 semplicemente torniamo qua o qua. E
E se vuole cacciarci la donna, deve indebolirsi ulteriormente spingendo qualche altro pedone dell'arrocco, ad esempio il pedone F. Ok, G4 è veramente troppo grave. G4 penso che perda subito per via di alfiere per H2. E su donna per H2, cavallo F3 doppio. Quindi G4, vabbè, è una mossa da pagliacci. Se spinge il pedone F, torre 2, penso che sia molto molto forte, anzi quasi, quasi decisiva. Torre 2. Allora, se gioca torre F2, cavallo H3, guadagno almeno una qualità. Se gioca alfiere F2, male male. Vediamo cosa ha pensato su torre 2, ma secondo me gli è scappata perché sembra veramente troppo grave. Troppo forte l'attacco del nero qua. E ok, penso di aver trovato la mossa vincente. Se volete fermare il video, qua la mossa è abbastanza carina, quindi penso potrebbe essercene più di una, però fermate il video e trovatela. La mossa che ho visto è cavallo H3. E l'idea è che ovviamente re H1 qua è forzata, non ci sono grandi alternative, donna per H3 non è una vera alternativa. E su questa torre per F2. Torre per F2 è molto forte perché è di fatto forzante perché la donna è intrappolata, non ha altre mosse. E su torre per F2 posso... cioè si gioca sul fatto che c'è questa torre in D1 sospesa. Quindi posso sia... Beh, posso giocare cavallo per F2 e il mio avversario probabilmente abbandona perché crolla completamente la posizione del bianco. Adesso addirittura il bianco perderà la donna dopo torre 2. E diciamo che l'attacco del nero è andato che meglio non poteva andare perché... Ok, non si può... Quando si attacca, diciamo che... l'obiettivo non è propriamente dare matto, cioè ovviamente l'obiettivo è quello, però è veramente difficile riuscirci e spesso la soluzione è proprio guadagnare ma molto materiale in questo modo qua. Ok, giustamente il mio avversario non testa ulteriormente le mie capacità. Andiamo a vedere dove si è perso lui. Secondo me lui ha giocato in modo troppo passivo. Andiamo a vedere anche l'apertura perché non la conosco. C5 è la quinta mossa più giocata, però abbastanza giocata. D per C5, E6 è la mossa principale, E4 è la mossa principale, alfiere per C5. Quindi siamo entrati in una roba anche abbastanza nota. Vedo più di 200, più di 300 partite in questa posizione. Fiere B5 scacco, secondo me, non deve essere un granché. Ok. Qua. Cavallo E7. Il computer mi dice che anche cavallo F6 è buona, però non c'è troppo da fidarsi di questo computer. Vediamo, cavallo F6, torre 1. Il ragionamento che stavo facendo in partita ha senso. Esatto. Cavallo G5 non si può fare per via di alfiere F2, che è... una cosa che stavo vedendo, però è difficile, non so, è difficile rischiare. Anche per esempio così, perché devo accollarmi questo rischio? Ok, non ce n'è effettivamente bisogno. Cavallo E7 va bene, cavallo E5 non è un granché. E qua la posizione del nero è fantastica. Cioè, il centro, i pezzi più attivi e un piccolo vantaggio c'è, meno 1. Donna F6, cavallo C3, torre 8. Cavallo A4. Ah, alfiere F8 è la mossa migliore. Ok. B3. Torre 8, torre D1. Ok, il vantaggio del nero inizia a diventare sempre un po' più grande. Qua addirittura torre 4, meno 1,50. Non riesco a capire perché. Cavallo D6. Alfiere qua, cavallo E4, alfiere B2. Adesso dopo donna H4 il vantaggio è già a meno 2, quindi l'attacco del nero vuol dire che è veramente promettente.
alfiere D4, alfiere D6. E qua meno 4 addirittura, il bianco non si può salvare, cavallo G5 è la mossa migliore, quindi trasferire un po' di pezzi sul lato di re è la scelta giusta, e su F4 torre 2 vince, fiore F2, cavallo H3, tutto abbastanza pulito in realtà, non mi sembra di aver fatto grossi errori, e l'attacco un po' si gioca da solo in questo. In questo caso basta portare un po' di pezzi e, e il bianco si frega da solo. Quindi tutto facile oggi. E è tutto per questo video. Mi raccomando, seguiteci domani, nuovo video e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!